Questa è un'applicazione che può essere usata già in una fase acuta a seguito di un trauma, lussazione, reazione borsale o nell'immediato post-chirurgico, ad esempio nel post-intervento di sutura della cuffia dei rotatori o nel post-intervento di protesi inversa di spalla, con il fine di promuovere un corretto controllo del meccanismo infiammatorio e un'adeguata stimolazione del microcircolo, elementi necessari per un recupero biologico ottimale. Rappresenta un grande vantaggio anche quando, nel caso di paziente post-chirurgico, post-traumatico, è richiesto riposo e l'applicazione di un tutore, condizione molto frequente nelle prime fasi seguenti l'intervento o il trauma. Nello schermo selezioneremo terapia fisica, in seguito patologie articolari, spalla, lesioni flogistiche e selezioniamo seduta acuta. A questo punto il display mostra il tempo della seduta e i riquadri dei canali, con il valore delle stimolazioni a zero. Le coppie di elettrodi del canale 1 le posizioniamo sul trapezio superiore e medio e sul ventre del sottospinato, elettrodo rosso sempre craniale. Le coppie del canale 2 vengono posizionate sul deltoide prendendo tutta l'articolazione glenomerale. Il posizionamento vale anche nel caso di attiva 4. In questo caso la terapia FREMS lavora principalmente sul controllo dell'infiammazione, sullo stimolo vascolare e neangiogenetico, sull'eliminazione delle contratture antalgiche e sulla riduzione del dolore già in prima seduta, target terapeutici fondamentali nella fase di recupero biologico. I due canali eseguono lo stesso protocollo, ma sono posti in due regioni diverse con sensibilità diverse. Questo schema applicativo può essere utilizzato anche per i trattamenti di artrite e artrosi alla spalla, con una prevalenza dell'effetto vascolarizzante antalgico. Sulla lesione alla cuffia dei rotatori, aggiunta dell'effetto antidemigeno e mobilizzazione pre o post kinesiterapia, con una componente maggiormente antalgica. Per impostare lo stimolo adeguato al paziente, ricordiamo che il paziente deve percepire un formicolio e né dolore o fascicolazioni, si utilizza un piccolo telecomandino con manopola, collegato al dispositivo. Ruotando la manopola in senso antiorario si può incrementare il voltaggio, sia contemporaneamente su tutti i canali che su ogni singolo canale. In una fase acuta il trattamento FREMS verrà utilizzato tutti i giorni per 5 giorni. Nel post-chirurgico allungheremo le sedute a 10 giorni. In una fase cronica FREMS si può applicare 2-3 volte a settimana per 3-4 settimane in sinergia col percorso riabilitativo.